In un'aula affollata da giovani e dai loro parenti ha avuto inizio la seduta di laurea della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II, che vede tra i laureandi anche Maria Edda Cavuoto, classe 1938. La signora Cavuoto è la prima laureanda a discutere la sua tesi davanti alla commissione, una tesi in diritto ecclesiastico dal titolo La libertà di coscienza. Vi proclamo dottoressa di giurisprudenza. Quella in giurisprudenza è la seconda laurea per la signora Cavuoto, che è già dottoressa in lettere e ha impiegato la sua vita a insegnare materie umanistiche agli studenti delle scuole medie. Ad accompagnarla in questo giorno speciale la figlia Amelia, il genero e la nipote. Quando le cose si fanno con piacere sono anche più facili. La commissione è stata presieduta dalla tutor Maria D'Arienzo, ordinaria di diritto ecclesiastico, diritti confessionali e diritto canonico. È stato un dono perché con la sua, anche la sua linearità, insomma, no? nel non cercare comunque anche una differenziazione rispetto a una situazione con questa studentessa, lei comunque ha creato comunque un'energia positiva intorno, cioè una bellissima esperienza che è stata comunque vissuta da tutti noi, anche della cattedra, che comunque l'abbiamo accompagnata, e diciamo che diventa veramente un esempio di positività.